Benvenuti ragazzi, sono Yeezys e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force. Bene, oggi dobbiamo sconfiggere Libra. E io non ho la minima idea di come faremo, però... Wow, cos'è questo? 10 minuti, 7. Che roba è quella? Cosa sei? So far of force. Oh, 2 più 1 meno 1, 2. Che cosa si mangia la sera? Cena. Ti impapirano il cervello, wow. Quindi dovrò fare questo, rispondere alle domande? Cioè io sono in vacanza, mi tocca studiare, perfetto. 1 più 1 più 1 più 1 più 1 2, 4, 5. Cartellino rosso, 6 fuori. 10 meno 3, 7. Perché sto tornando indietro? Niente contrario, grande. 1 più 3, 4. Scusate, perché 1 più 3 in segno di infanzia? Ce n'è anche 3 meno 1. Morto un'altra persona. Bravo ragazzino, hai completato tutti i livelli. Ottimo lavoro. Bene. Quanto dura un anno per un cane? Che ne so io. Bravo ragazzino. Bravo ragazzino. La gatta di Max, ovvero il pesce, il suo detto è... La gatta. Oh. Cos'è che ho dato il risultato? 8. 9 meno 1. Non faccio in tempo a leggere, cioè le sole risposte non faccio in tempo a leggere. Sono stronzi. Sto sparando a caso, lo so, non ho voglia di pensare. Francamente. 99, 810, 910, 1. Come si fa a avere più colori? No, in realtà ragazzi faceva 111, meno 110 e dopo faceva 1. Vediamo se si può accedere a Libra. Hai completato tutti i livelli? Ottimo lavoro! Yeah! Si fa dal boss! Guardate com'è sexy, direbbe Ale, con le due cose di fuoco di acqua. E tu chi saresti? Sono Megaman! Ehi Libra! Guarda che si rivede! Il traditore! Omega Xir! Non hai saputo soppesare la lealtà e tradimento. È proprio per quello che ti ho cercato. Neanche io sono tanto contento di rivederti. Soprattutto mentre bilanci acqua e fuoco. Penso che saprai perché sono qui. Sono venuto per trovarti e distruggerti. Non sottovalutarci. Ora abbiamo un nuovo potere. Fatti sotto. Vero Geo? Fermeremo una volta per tutte l'onda studio. Non ve lo permetterò. Verrò licenziato se non riesco a migliorare i voti dei bambini. Licenziato? Non lo sapevo. Ecco perché lei ha fatto... Ma non è un motivo valido per far soffrire i tuoi allievi. È solo crudele. Ehi, quante volte te lo devo ripetere? Per proteggere qualcosa bisogna sacrificare qualcos'altro. Nel mondo reale funziona così. Ah sì, scusa. Non posso farmi licenziare. E io, come padre, devo difendere i miei bambini. Devi proteggerli? Allora sei proprio come me. Anch'io ho qualcuno da difendere. Ti devo fermare proprio per questo motivo. Capisco. Ma non voglio combattere. Ma in questo caso non ho scelta. Avanti. Ecco che arriva. Tieniti forte, Geo. Mm. 900 punti, pensavo. Poi se si degna di uscire la Star Force mi farebbe un favore, ma dettagli tecnici. Cosa fa? Oddio. Cosa fa? Oddio. Non riesco a... No! What the? Oh, calmati, calmino. È di tipo acqua, colpiamolo con una voce di quella. Calmo, non c'è bisogno di fare... Ho mancato. Se mi uscisse la Star Force sarei tanto, tanto contento, ma... Aia! Aia! Hai rotto le scatole! Aia! Mi sto ammazzando! Ok, ho recuperato un po' di vita. Otto, sette, sei... Perché la Star Force deve uscire adesso? Me lo spieghi? Che non mi serve a niente! Facciamolo fuori con un colpo caricato. No,
non, il colpo caricato non me lo fa. 4.000 zeni. Ora possiamo provare a spegnere l'onda. Ora ve l'ho spostato. Sarà questo? Emergenza, onda studio, spegnimento. Emergenza, onda studio, spegnimento. Fiu. Ora si dovrebbe spegnere l'onda studio. No. Credi di potermi fermare? Oddio. È ancora vivo. Vuole ancora combattere? Fermati. Non posso. Non posso farmi licenziare. Non ora. Signor Shepard. Quella voce. Sarà Luna che urla a squarciagola. Signor Shepard! Non è nemmeno qui. Dove può essere andato? Forse ha mangiato del cibo avariato? Avrà la febbre? Se non fosse ammalato, il signor Shepard non sarebbe fissato con i nostri voti. Ecco perché lo dobbiamo portare da un medico. Dobbiamo aiutare il nostro insegnante. Dividiamoci e andiamo a cercarlo. Oh, che cari. Non ci posso credere. Credono ancora in me. Questa persona orribile che sono diventato. Ehi, cosa credi di fare? Sono stato uno stupido. Ora non posso più affrontare i ragazzi. Non pensi più ai tuoi figli? Li lascerai morire di fame? No. Devo proteggere tutti. Cosa stai dicendo? Sei impazzito? Farò sempre l'insegnante, ma non rinuncerò ai miei ideali. Mi mancava solo il coraggio di difendere ciò in cui credo. Me l'ho fatto capire la bontà dei ragazzi. Ti ho detto che è impossibile. Forse. Ma l'importante è credere in una cosa e mettercela tutta. Se non ti arrendi, anche l'impossibile diventa possibile. Il mio dovere è continuare a trasmettere questa idea. E è il mio dovere, come padre e come insegnante. No! Yeah! Abbiamo vinto! È tornato come prima! Ha cacciato Libra! Grande! Dai, Geo, dobbiamo andare! Ed ecco come finì quell'episodio. Subito dopo ci fu un'inchiesta per capire cosa avesse causato tutta quella confusione. Fu stabilito che il signor Shepard era uscito di scena per colpa dell'onda studio. Di conseguenza la gente non vuole più utilizzarla nelle scuole. Wow, direi che è fantastico. E che ne fu del signor Shepard? No, non è stato licenziato. Si addossò tutta la colpa e si licenziò. No. Perché? No. Ora il signor Shepard sparirà. O almeno questo fu quanto tutti credettero, ma... Sì, una buona notizia. Gli studenti che lo scoprirono erano contrari, raccolsero così delle firme e le portarono dal preside per convincerlo a non mandar via il signor Shepard dalla scuola di Eden. C'erano così tante firme che alla fine il preside dovette accettare. Ha fatto una petizione. Oh, mi pare un finale più bello. E così il signor Shepard tornò a insegnare come prima. Poi, qualche giorno dopo, arrivò il signore il giorno della grande recita. Wow! Perché non c'è la recita? Cosa? Oggi Pat è assente? Non l'avevo previsto, non pensavo che si sarebbe potuto ammalare proprio oggi. Ora che si fa? Annulliamo la recita? Ho un'idea. No, no, strana idea. È perfetto! Che costume di merda che hanno fatto! Ti prego, ripensaci un'altra volta. Ma smettila, sei l'unico che lo posso fare. Ah, ho cambiato leggermente il copione, proprio qui. Ti proteggerò, puoi contarci? Ma perché c'è questa battuta? Durante l'ultimo incidente, quando chiamavo aiuto, sono sicura di aver sentito qualcuno che mi diceva proprio queste parole. E sono convinta che fosse Mingaman. Ma perché sto perdendo tempo a spiegartelo? Effettivamente l'ho detto. Mi avrà sentito? Probabile. Alla fine giunse l'ora dalla recita. Ah, aiuto!
ma sono tutti uguali, ma dai, ma cosa? Ma... Silenzio! No, aiutatemi! Ed ecco che entri in scena Mega Man. Concentrati, Gio. Fermo lì! Farò una figuraccia. Cosa sono trasformato? Eh? Tu chi sei? Sono Mega Man, il Blue Bomber, anche con la musica. Non ci credo, è il vero Mega Man in persona? Bisbigli, bisbigli. Cos'è successo? Saltata la corrente? Accidenti! Mi sono distratto! No! Eh? Pensavo che fosse quello vero! Lo sapevo, era soltanto la mia immaginazione. Deve essere stanca per cambiare giro per Mega Man. No, dai! Ma sai, Kappa, tocca a te! Ah, sei venuto a salvarmi, vero? Ti proteggerò! Puoi contarci. Perché? Perché il cuore mi batte tanto? Perché lui è il vero Mega Man. Ma tu non lo sai. Non ho capito quel momento in cui si sembrava la stessa cosa. Una settimana dopo il successo della recita... Ah, proprio di colpo. Geo, ti stanno aspettando tutti, ok? Sembra che io abbia posta. Ok, ma controlleremo la posta nel prossimo episodio, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi! Scappa! Sei fottuto!